candidato presidente del Movimento 5 Stelle Filippo De Gasperi. Un De Gasperi che questa mattina è andato regolarmente al lavoro, fa l'insegnante oltre che il commercialista, un'ora di lezione. Sì, un'ora di lezione per staccare, sciogliere un po' l'attenzione. Come si segue l'evolversi dello sport, insomma, con le nuove tecnologie, con le reti telefonate, c'è un comitato di supporto, qualcuno che la informa? Sì, diciamo che personalmente mi affido agli amici perché appunto preferito rimanere un po' staccato dal caos dal caos dello spoglio, quindi sono gli amici e diciamo gli altri candidati che una certa scadenza parliamo di numeri, di percentuali, intorno a mezzogiorno sareste attestati tra il 5 e il 6%. Questo significherebbe al momento Filippo De Gasperi come candidato presidente al Consiglio Provinciale, uno dei 5 sugli 11 che si sono candidati alla griglia della provincia e forse anche un secondo consigliere che potrebbe essere la capolista Bottamedi oppure Cristiano Zanella che è il primo che conoscere già lo scorso febbraio come candidato anche per le elezioni. Un risultato in linea con quanto vi attendevate, c'erano anche dei sondaggi che vi davano addirittura oltre il 10% oppure previsioni più negative che vedevano registrare un flop anche rispetto magari al risultato già poco confortante delle elezioni. Più che altro avremmo fatto un ragionamento in termini di scelta, quindi l'obiettivo fondamentale era quello di riuscire a entrare in Consiglio Provinciale. I dati sono questi, diciamo, poi si può sempre secondo